6 giorni di laboratori presso la sede della cooperativa Bobab per dare libera interpretazione tramite i colori a ciò che si ha dentro. Si è conclusa l'esperienza del volto femminile dei popoli, nata dalla collaborazione dei progetti SAI Provincia e Comune di Crotone, enti gestori Cooperativa Agora Croton, Cooperativa Bobab, Cooperativa Orizzonti Nuovi, Cooperativa Croton Community e Procif di Isola di Caporizzuto. L'iniziativa promuove l'interazione e la contaminazione del territorio. Il laboratorio è stato eseguito dalla professoressa Caterina Martino, presidente dell'Associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia. Sì, esatto, è stata un'esperienza meravigliosa questa del laboratorio Il Volto Femminile dei Popoli, un'iniziativa meravigliosa alla quale noi come Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, io in qualità di presidente ma anche di docente d'arte, ho deciso di aderire proprio perché è un viaggio di introspezione culturale. Ringrazio in particolar modo i progetti SAI, Provincia e Comune di Crotone, e anche la coordinatrice, presidente Lidia Bauknet della Croton Community, per avermi coinvolta in questa meravigliosa esperienza. Cosa porta con sé dopo questa esperienza? Solitamente sono abituata a rapportarmi ad allievi che hanno un'età plasmabile, in questo caso invece mi sono rapportata a delle donne con esperienze di vita veramente, veramente dure e difficili, e altre che hanno voluto invece far emergere cose estremamente positive del loro vissuto. Questo viaggio di introspezione attraverso la realizzazione di questi autoritratti è un racconto, una narrazione attraverso appunto le varie tecniche di colore che hanno potuto apprendere con pazienza nel corso delle sessioni di questo laboratorio. Come si sono espresse queste donne, queste ragazze durante il corso? Cosa ha percepito da loro? Allora, tantissima voglia di imparare, hanno seguito attentamente le lezioni di anatomia del volto e poi si sono lasciate guidare. Di base ho cercato di tirar fuori da loro appunto quelle che erano le loro caratteristiche. Se andiamo ad analizzare infatti ognuno di questi autoritratti porta con sé dal punto di vista formale dei simboli che riguardano appunto la loro cultura, le loro caratteristiche.